2, 3 e 4 dicembre si riaccendono i motori della Rond Rally d'Ogliastra. L'evento 2011 prende spunto dal positivo riscontro dell'edizione precedente. Il presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Azzei, in questa intervista annuncia l'edizione 2011 della gara e chiama a raccolta i piloti per assaggiare gli asfalti nostrani. Sì, tutto pronto per l'Ogliastra, anche quest'anno ormai siamo alla partenza, anche se mancano due mesi, però tutto il team si è mosso per il secondo rally round d'Ogliastra. E chiaramente un ringraziamento particolare va a Mauro Nivola e al Mediterranean Team con cui la Porto Cervo Racing sta collaborando per questo grande evento. Quest'anno si preannunciano delle novità molto molto interessanti. Un ringraziamento chiaramente va fatto al territorio dell'Ogliastra perché sta aspettando questo evento e ci sta dando veramente un aiuto notevolissimo. L'Unione dei Comuni, quindi in primis il Bono che quest'anno avrà la direzione gara e poi tutti gli altri comuni che saranno coinvolti in questa grande manifestazione. Cosa si preannuncia quest'anno? Quest'anno in sostanza siamo già partiti durante il periodo estivo in varie manifestazioni, qui devo ringraziare il comune di Ilbono e la nuova amministrazione con il nuovo sindaco dottor Andrea Piroddi che ci ha dato disponibilità alle varie stand a Tortoli dove sono state è stato messo in evidenza non soltanto il rally d'Ogliastra ma anche il nostro sport, i motori e all'interno di un contesto di queste manifestazioni si è parlato anche di tante altre questioni che il nostro team tiene sempre come riferimento anche nel prossimo rally che dovremo andare a fare. Collaboreremo con l'AIDO per la donazione degli organi, quindi siamo anche sempre attenti alla sociale e alle argomentazioni che possono riguardare i giovani e la collettività. Tornando al nostro rally, Shakedown verrà fatto sempre da strada tra l'Oceri e la Nusei, quindi verranno coinvolti questi due comuni. La partenza dalla Nusei il giorno prima della gara e attraverserà anche il comune di Villa Grande. Poi il giorno della gara, quest'anno attraverseremo i paesi dell'Ogliastra, quindi sarà una gara veramente un po' da brividi e spettacolare perché vedremo sfrecciare le macchine all'interno dei paesi. La partenza sarà sempre dalla Nusei, il parco assistenza a Tortoli e il riordini a Barisardo. La gara invece avrà la stessa partenza dell'anno scorso, attraverseremo poi il comune di Ilbono, quindi la direzione gara potrà assistere anche alla gara perché attraverserà il paese di Ilbono, Elini e quindi Arzana. Questi tre paesi verranno coinvolti appieno in questa gara. Chiaramente ci saranno tutta una serie di agevolazioni che daremo sia ai piloti e che vorranno partecipare a questa gara. Sotto questo aspetto non possiamo che ringraziare la Mobi che ci darà il trasporto gratuito, per cui invitiamo tutti i piloti sardi che potranno usufruire di questa agevolazione nel trasporto delle macchine che verranno acquistate dal continente e anche i piloti dall'esterno che potranno assistere alla gara. Ci saranno delle agevolazioni anche per quanto riguarda il soggiorno dei piloti e dei navigatori e poi anche deve essere una grandissima festa. Il giorno prima della gara ci sarà un riordino forzato al Bono dove verranno messe in evidenza, si farà una grande cena e verranno messi in evidenza i prodotti. Come collegata alla gara anche tutta una serie di altre manifestazioni, la consegna del radar la settimana prima a Ilbono dove ci sarà la manifestazione Pane e Olio, una delle manifestazioni più importanti visto che Ilbono è la città dell'olio e quindi questi abbinamenti, sport, cultura e enti locali con i loro prodotti, queste sono le cose che vogliamo fare.
per ringraziare proprio questo territorio che ci ospita, la provincia dell'Ogliastra con il dottor Bruno Pilia che accrede in questa manifestazione e l'assessore al turismo Gianpietro Murru che si sono anche loro veramente impegnati tantissimo sia per la riuscita della prima edizione ma anche per la riuscita di questa seconda edizione.